pubblico. Il rapporto tra Mina e i cantautori è stato sempre stretto, fondamentale. Abbiamo parlato un po' di volte fa, diciamo, nella prima serie, di quando lei fece conoscere Fabrizio De André con la canzone di Marinella. Invece succede il contrario con Gino Paoli, che è già Gino Paoli e che scrive una canzone meravigliosa per lei. E poi il rapporto tra me e i cantautori prosegue. Piero Pelù è uno di questi, fino a che Mina torna in classifica, anzi va ai vertici della classifica con Ivano Fossati, con un album meraviglioso, interessante, oltre che bello. E all'interno di questo album ci sono fantastiche canzoni come questa, Luna Diamante. Non voglio ballare, c'è solo mezzaluna stanotte, niente può accadere, perfino lontano da niente, succede qualcosa, ma non qui. Mi serve qualcuno che pensi a me come si pensa a una sposa. Allora portami a casa dove eravamo rimasti. La gente parlava e beveva, l'amore era quasi innocente. C'è una luna turchese diamante stanotte che può spezzarmi il cuore. Tu con le tue mani o con i miei occhi, con la mia bocca, tornando a casa. Aiutiamoci a ricominciare, vestita come una signora, solo per farmi amare. Ma non sono sicura che non sia tardi stanotte per tutti e due. E tu, perché non parli una parola? Sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So che anche in piena luce saresti il mio primo pensiero, fin troppo vivido e forte come il bagliore del giorno. Ho dato troppa importanza questo amore. C'è una luna turchese diamante stanotte che ferirebbe ogni cuore. Sì, sono triste, mi manchi, anche se ti cammino accanto, sempre caro, sei stato al mio dolore. Dammi solo un po' d'acqua. Perché ho vissuto sempre tra speranza e incertezza, per poi tornare da te. E tu, luce di luna d'acciaio e diamante, che dal cielo spezzi i muri e le catene. Guarda questo mio amore, così cieco e costante, senza quasi ragione che si possa capire. E se i giorni da adesso cominciassero di nuovo, che importerebbe tutto quello che ho detto? Non è tardi stanotte, nemmeno per me. Sì.
Bianca. Grazie. Massimo De Lorenzi, Giovanna Famulari. Grazie, veramente grazie Tosca, perché tu riesci a farci entrare nel tuo mondo quando canti. Si crea un'atmosfera veramente intima che grazie. Ci trasporta nel tuo mondo e nella tua proprio sensibilità. Quindi grazie per questa grazie personale ed emozionante rivisitazione di Luna Diamante. Oggi in classifica, questo brano oggi in classifica. Meraviglioso. Sicuramente Mina lo avrà apprezzato, come ha apprezzato già la tua interpretazione sanremese, tanto da mandare un messaggio sul cellulare. Che cosa diceva questo messaggio, Tosca? Io sono molto curiosa. Però io non lo dico, perché mi piace avere un segreto con Mina. Allora aspettate un attimo, quando mi ricapita ho un segreto con Mina. Ha un segreto. Mica io mi sono sempre mi sono domandata una cosa, siccome questa cosa la sapevo io. Mi sono domandata, no, un mito ti scrive un messaggio, cioè al mito come si risponde? Grazie, cosa si dice? Tu cosa hai risposto? Anche lì sempre una cosa. Allora senti, se qualcuno che tu ami tanto ti scrive un messaggio, tu dici che t'ha scritto? No, io svengo. Direttamente, se mi dovesse scrivere Mina, sverrei. No, vabbè, ha avuto un effetto molto forte. Per questo è il nostro segreto. Invece ti dico una cosa. Dimmi. Non è un segreto il grande amore e anche appunto la collaborazione che abbiamo avuto tutte e due con noi. Per me il più grande poeta della musica italiana che è Ivano Fossati. Sono d'accordo. Grazie Tosca. Grazie. E grazie ai suoi musicisti. Grazie ragazzi.